Come anticipavo, l'idea di organizzare, di focalizzare un workshop sul tema della sicurezza e civiltà urbana nasce dalle novità introdotte dal collegato ambientale. Nel collegato ambientale c'è un articolo, l'articolo 5, il quale introduce molte novità. Prima di tutto prefigura un nuovo finanziamento di una serie di iniziative di mobilità sostenibile, le quali sono a carico delle amministrazioni locali che possono da sole o organizzate su unità territoriali presentare dei progetti. Ma quello che è importante è il tipo di progetti che presentano. Il tipo di progetti riguarda anche gli spostamenti che vanno da casa al lavoro, così come quelli da casa a scuola. In questo articolo viene anche rafforzata la figura del mobility manager scolastico. Fino ad ora non si è sufficientemente considerato il fatto che ci siano delle strutture, delle amministrazioni che, oltre ad avere dei dipendenti, un certo numero di dipendenti, sono anche dei bacini di attrazione per quanto riguarda gli utenti che vengono dall'esterno. Poi questo è il caso delle scuole, ma si potrebbe parlare anche di altre strutture, quali quelle sanitarie, ospedaliere. È un discorso un po' ampio. Comunque, torniamo al problema, all'aspetto che volevamo considerare. Le premesse sono queste: l'alto rischio di incidentalità che si ha nel lavoro su strada, sia negli incidenti in itinere, tanto anche sul lavoro. E questo risulta dai dati che vengono pubblicati periodicamente dall'INAIL. E una delle azioni fondamentali è quella di incidere su questo aspetto e affrontare il problema della riduzione di tale rischio. E noi parliamo per una piccola parte del contributo che possiamo dare come mobility manager, perché non siamo una parte attiva nell'affidare la gestione del parco veicoli. Però abbiamo diciamo, un dovere di comunicazione, di informazione e di trasmissione anche di tali informazioni nel momento opportuno. Questo riguarda la guida dei veicoli, ma riguarda anche l'utilizzo della bicicletta. Informare per essere sicuri contribuisce anche a un cambiamento della mentalità delle persone che sono abituati a utilizzare esclusivamente l'automobile. Allora, un piccolo sinteticamente, che cosa si intende per l'infortunio in itinere? Si intende, a norma della legge, dell'articolo 12 del decreto legislativo 38 del 2000, lo definisce come il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Considera anche il percorso dal luogo di lavoro a un altro luogo di lavoro nell'ipotesi di svolgimento di due tipi di lavoro. E considera anche il percorso dal luogo di lavoro al luogo di consumazione dei pasti nell'ipotesi che non vi sia il servizio di mensa. Io ho cercato di capire nelle nostre dimensioni, per esempio, quale incidenza ha tale rischio. Noi abbiamo assicurati presso l'INAIL al 2015 1.464 dipendenti. Questa piccola analisi mi ha fatto capire alcune cose. Gli infortuni registrati nel 2015 sono stati 19, 3 sul luogo di lavoro, 16 in itinere. Ciò vuol dire che massima tutela nel luogo del lavoro e il problema è in ambito urbano, perché chi si muove con l'automobile, a piedi, in bicicletta, rischia comunque di più. Dei 16 infortuni che sono avvenuti in itinere, 2 erano con l'utilizzo della bicicletta, 3 a piedi, 11 con l'utilizzo dell'automobile. E 2 con l'utilizzo della bicicletta nel 2015 non usufruivano di questa innovazione normativa. Tuttavia, vi anticipo che c'è una possibilità interpretativa aperta da una sentenza della Corte di Cassazione. Io riporto, ma a titolo meramente così elencativo, quelli che sono i principali riferimenti normativi che vanno dal decreto del Presidente della Repubblica del 1124, che è il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
però vi invito a considerare che prima del 2 febbraio 2016 quello che era il nostro riferimento era una lettera della direzione centrale dell'INAIL, la numero 8476 del 2011, che dettava le caratteristiche di riconoscimento dell'infortunio in itinere, come inteso come utilizzo di un mezzo privato. Sinteticamente, questa lettera chiariva che il ricorso al mezzo privato auto o bicicletta era ammesso purché necessitato. Questa parola è una parola che apre all'interpretazione giuridica infinita, ma là era ben chiarita. In sostanza c'era da una parte riferirsi alla scelta del lavoratore della tipologia del mezzo, però il riconoscimento di necessitato solo nel momento in cui la scelta andava fatta nelle condizioni di minore rischio. Le condizioni di minore rischio erano quelle di percorrere piste ciclabili, e quindi si riavvolgeva la cosa su se stessa, perché in ambito urbano nelle città ci sono magari un certo numero di piste ciclabili, ma non sono magari continue, non sono raccordate, e quindi la garanzia della sussistenza di questo requisito faceva sì che non venisse riconosciuto e si aprivano tutti i conflitti. Per questo vi ho riferito a questa recente sentenza, perché pur essendo su un incidente in itinere nel 2012 ha riconosciuto la legittimità del ricorso, perché ha considerato anche una tendenza presente nell'ordinamento giuridico a riconoscere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo che riduce costi economici, sociali e ambientali. Ovvero, io ve la dico in modo molto più semplice, il magistrato che ha analizzato tutti questi aspetti ha detto una cosa molto giusta, che i comuni molto spesso mettono in piedi dei servizi, per esempio di bike sharing. Se il bike sharing è a disposizione dei cittadini per andare al lavoro, e vuol dire che c'è un riconoscimento sociale di una necessità di un certo tipo di mezzo. Quindi bisogna anche considerare questo aspetto e non solo dire rigidamente valutare il fatto che percorresse un tratto di pista ciclabile il lavoratore. Cosa succede dopo il 2 febbraio del 2016? Come vi dicevo, la legge 221/2015, il cosiddetto collegato ambientale, ha espressamente introdotto delle modifiche a tutti i decreti precedenti che riguardano questo riconoscimento dell'infortunio in itinere. Giustamente l'INAIL ha emesso la sua circolare in cui esplicita tutte le caratteristiche nuovamente dell'incidente riferito alla tipologia dell'utilizzo della bicicletta, ribadendo che devono sussistere tutte le altre condizioni. Questo è evidente. L'articolo 5 della legge 221 prevede, oltre a una serie di disposizioni volte a incentivare la mobilità sostenibile, come dicevo, questi progetti finanziati per rafforzare gli itinerari, i percorsi casa-scuola e casa-lavoro, utilizzando proprio questi sistemi di bike pooling e di bike sharing, finanziando i programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare i problemi derivanti dalla vita sedentaria. E qui vediamo che viene introdotto un aspetto di salute all'interno di una normativa che tratta di una modalità di trasporto specifica della mobilità sostenibile. E al comma 4 e 5 ci sono le modifiche all'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico di cui dicevo prima, che disciplina la sicurezza dei lavoratori. L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 e successive modificazioni, deve per positivi riflessi ambientali intendersi sempre necessitato. E qui veniamo a quella parola che vi dicevo prima. La bicicletta è sempre necessitata. Perché? Perché ha una finalità prioritaria di riduzione degli impatti ambientali rispetto all'utilizzo del mezzo di trasporto motorizzato. Viene riconosciuto. Quindi torniamo alle condizioni per il riconoscimento. Il ricorso
al mezzo privato auto e bicicletta, riconosciuto, della bicicletta riconosciuto sempre necessitato per i positivi riflessi ambientali. E questo necessitato, tra l'altro, si riferisce anche ad altre caratteristiche che devono essere riconosciute, quali la normalità del percorso, le interazioni e le deviazioni del percorso e l'infortunio accaduto per colpa del lavoratore. Per quanto riguarda le interruzioni e deviazioni del percorso, secondo me, purtroppo non è chiarito dall'INAIL, c'è il fatto che il necessitato è riferito anche alle cause di forza maggiore, esigenze essenziali o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Sempre la sentenza di prima apriva anche a degli aspetti che nella gestione familiare della vita del cittadino e del dipendente vi possano essere in determinati momenti delle priorità. Quindi, al di là della piccola sosta di qualche minuto necessaria, è forse possibile considerare anche una breve deviazione, probabilmente. Purtroppo rimane affidato alla giurisprudenza, questo non è chiarito. L'INAIL tiene la posizione più giustamente conservativa in questo momento. Questi sono i riferimenti. Nella cartellina troverete questa circolare dell'INAIL, che secondo me è chiarissima perché vi dà tutti i riferimenti normativi e tutte le condizioni di applicazione. Vi ricorderei nel momento in cui dovete considerare questo aspetto che riguarda l'incidente nel percorso casa-lavoro, ma anche quello dello spostamento verso il luogo di consumazione dei pasti. Credo che sono i due aspetti da ricordare che forse non sono sempre considerati. E questo è il mio primo intervento. Inviterei l'ingegnere Pasotto di Roma Servizi per la Mobilità a raccontarci cosa l'agenzia ci... grazie.